Donato di Niccolò di Bettobardi, passato alla storia come Donatello, è considerato uno dei più grandi scultori italiani. Disegnatore e orafo, insieme a Filippo Brunelleschi e Masaccio, dà vita al Rinascimento fiorentino, uno dei periodi più floridi per l'arte mondiale. Nasce a Firenze in una famiglia modesta, suo padre è cardatore di lana. Probabilmente inizia la sua carriera artistica come orafo, percorso comune a molti giovani fiorentini amanti dell'arte. Quel che è certo è che nel 1402 e fino al 1404 è a Roma con Brunelleschi. I due vanno in cerca di antichi capolavori dell'arte classica sepolti sotto la Città Eterna per trarne ispirazione. Questa loro attività vale ai due artisti il soprannome di cercatori di tesori. Fin dalle prime opere emerge una delle caratteristiche dell'arte di Donatello. L'artista è infatti capace di conferire alle sue sculture un'umanità e un realismo ignoto ai suoi contemporanei. Le sue opere sono frutto di un'intensa introspezione psicologica che crea un'immediata empatia tra lo spettatore e il soggetto ritratto. Uno dei primi esempi di ciò è il crocifisso di Santa Croce a Firenze, realizzato in un'amichevole sfida con l'amico Brunelleschi, che in risposta scolpì il crocifisso di Santa Maria Novella. Tra il 1411 e il 1417, lavorando alla decorazione delle nicchie della chiesa di Orsan Michele a Firenze, scolpisce uno dei suoi più noti capolavori, il San Giorgio. Nella stessa chiesa realizza alla base del tabernacolo il rilievo San Giorgio e il Drago, famoso perché costituisce il primo esempio di stiacciato. La tecnica dello stiacciato, di cui Donatello fu iniziatore e maestro, consiste nel modellare solo la superficie del marmo o del bronzo, con variazioni minime rispetto al fondo, ottenendo una particolare illusione di profondità che rende le figure tridimensionali. Fra il 1425 e il 1438 intraprende un sodalizio con Michelozzo, scultore e architetto di 10 anni più giovane. Pare che Michelozzo si occupasse soprattutto di far inquadrare i conti tra i due, visto che Donatello era famoso per non avere interesse e capacità nel gestire il denaro. Donatello e Michelozzo insieme lavorarono a numerose opere, tra cui il pulpito del Duomo di Prato. Nel 1438 realizza la Cantoria per la Cattedrale di Santa Maria del Fiore di Firenze, considerata uno dei capolavori del primo Rinascimento. In quest'opera Donatello ottiene un sofisticato effetto dinamico dato dal contrasto tra il movimento morbido dei putti danzanti e le precise geometrie che compongono l'opera. È il 1440 quando Donatello realizza la sua opera più celebre, il David Bronzo del Bargello, che stupisce i contemporanei in quanto si tratta del primo nudo a figura intera dai tempi dell'antica Roma. L'opera pare rappresenti sia l'eroe biblico, simbolo delle virtù civiche e della ragione che vince sulla forza bruta, sia Mercurio, dio protettore del commercio. Nel 1443 Donatello parte per Padova e vi rimane fino al 1453. Nella città veneta realizza vari lavori, tra cui il monumento equestre al condottiero Erasmo da Narni, passato alla storia come il Gatta Melata. L'opera, ispirata alla statua di Marco Aurelio a Roma, può considerarsi il precursore di tutti i monumenti equestri che gli seguirono. Lo zoccolo poggiato su una sfera, simbolo di dominio sulla terra, e il bastone del comando impugnato dal soggetto sono dettagli simbolici che ricorreranno in moltissimi altri monumenti equestri. Tra il 1455 e il 1456 realizza la Maddalena Penitente, opera lignea che rappresenta uno degli esempi più alti della poetica di Donatello, per la carica umana e drammatica che traspare dal soggetto ritratto. Donatello muore a Firenze nel 1466, viene sepolto nei sotterranei della Basilica di San Lorenzo, vicino a Cosimo dei Medici, suo grande amico ed estimatore.